Ciao a tutti signori, bentornati qui con me su The Last of Us Parte 2 per questo 24esimo episodio, boys. Proseguiamo, siamo nell'isola dei Serafiti. E niente, raga, andiamo un po' avanti. E niente. Oh, comunque, raga, ho visto che è toppissimo. Ho visto che Power, Lomba e Delo hanno vinto il Rivals su Hyperscape, il nuovo gioco, il nuovo Battle Royale della Ubisoft. Bene. Pensate che soddisfa, raga. Sono veramente figo, son dei bomber. E hanno vinto 23.000 dollari. Lo so. Toppissimo, complimenti a loro. Allora, perché è andata così? La fede non rende immortali. La vita è segnata da perdite. Ma la fede aiuta a trovare la forza per reagire al dolore. Precisamente, sono d'accordo. Comunque, mica che bordello. Comunque, sì, vabbè, adesso vi sto parlando da Rivals, che è stato tipo un paio di giorni fa, voi lo vedrete tra un po' di giorni. Io in questo momento sul canale ci sarà tra 40 minuti la premiere del 20esimo episodio e stiamo registrando il 24esimo, quindi chiaramente sono un po' più avanti io rispetto a voi. Quindi questa cosa che ho appena detto la vedrete poco più avanti, ma... Comunque ho due colpi del silenziatore. Non voglio però ammazzare i soldati WLF. Cioè va bene disertare, ma non così forte, dai. Figa. Devo ammazzare i soldati del WLF anche? Mi sembra esagerato adesso. Cioè va bene tutto, però proprio ammazzare i propri compagni. Perché figa, sto aiutando loro, mi sembra un attimo troppo greve. Non possiamo fare niente. Lo so. Stammi vicino. Ok. Ok, infatti. Oh la madonna. Non possiamo restare qui. Minchia, ma. Di qua. Ma li hanno annichiliti. Onesto. Viene del cazzo. No. Non volevo dirlo. Cazzo, ma questo è lui o... Minchia, no, non è lui. Dove ci troviamo con il tipo di Ike? Alla vecchia torre d'arte, poco distante da qui. Anche dalla capitale? Tanto gli amici sono stati e bravo che sono. C'è un modo per evitarli. Sì, proviamo a cambiare strada. Perché adesso devi... Io capisco aiutare loro, ma perché devi aiutare tutti e farti ammazzare, Abby? Il vicolo dall'altra parte. Perché devi cambiare sponda? Vai. Così? Non c'è uno che ha ragione in tutto ciò. Sì, sono stati attaccati loro, ma sono in guerra, Dio santo. Tenderei a dissociarmi da questo tuo impeto di benevolenza. Anche perché non è che sono oppressi e oppressori. Semplicemente sono in guerra, cioè. Coraggio. I lupi sono ancora qui. Non lo so. Non fermarti. Bravo, aiuta la sorellina. Adesso vado io. Di qua. Ne ho uno. No. Yara! Yara! No, fra! Puttana, no! Ma dai, ma porca troia! Ma no! Non posso lasciarla qui! Che... Indietro! Cercala, subito! Porca troia! Abby, ho detto indietro! State fermi! Oh, Gesù! Isaac! Che diavolo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello lì dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è dei loro, ti prego. Abby, spostati. Cristo, è solo un bambino! Ti do 3 secondi per allontanarti da quella iena. 1. Puoi spararmi. 2.
Non mi sposto, cazzo. E... No! Oh, che cazzo! Sparale! Ma porca puttana, ma dai, che palle! Lev, dobbiamo andare. È morta. Oh mio Dio, è morta. Lev, andiamo. Quella era la tua gente. Sei tu, la mia gente. Ascolta, dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare, ok? Ok. Ok, seguimi. Ok, sei tu la mia gente fa capire due cose, comunque. Il fatto che si sia resa conto che tutto ciò è totalmente inutile. Tutte queste battaglie sono totalmente inutili. E che uno come lui che vuole vivere senza prendere posizione in una guerra che non ha senso sono i più furbi. Però, cioè, i più furbi non meritano di morire massacrati perché gli altri vogliono spararsi addosso. Comunque, raga, porca troia, non si può. Non ti dà neanche il tempo, sto gioco è incredibile, non ti dà il tempo di reagire. Cioè, tutta la gente muore e basta. Ci sparano un colpo ed è finita lì. L'unico che hanno tipo cagato 2 secondi in più rispetto al normale è stato Joel, no? Che già anche lui gli ha tirato una mazzata sulla testa ed è finita lì la questione. È un personaggio del calibro di Joel. Joel. Cazzo, morti tutti così. Jesse, un colpo in testa, finito. Manny, morto così, scoppiata la testa. Lei, è arrivato un soldato alla cazzo. Tra l'altro l'ha annichilito, Abby, l'ha veramente smontato quel soldato. Così. Poi ci ha salvato il culo, ha sparato, tra l'altro, mi sa che l'ha ammazzato, Isaac. Ha sparato Isaac e gli altri, l'hanno crivellata di proiettili che era già lì tutta morente. Niente, non ti dà neanche il tempo di capire cosa stia succedendo, cioè... Se ti affezioni a un tizio, manco ti rendi conto che sia morto, praticamente. Cioè, te lo ammazzano così. In 3 secondi, proprio secco, finito. È morta Yara. Porca trozia. Che palle, raga. Abby, ma che cazzo vuoi? Sì, vengo fuori, puttanella. Guarda che esce da destra sta merdina, eh. Ocio. No, non esce da destra. Sì, venite, dai. Venite in 50. Cazzo, non me ne frega niente di fare lo stealth. Venite. Venite qui. Stronzi, bastardi. Lupi di merda, venite qui. Fottetevi. Grande Abby. Brava, distorciati dal massacro inutile di un botto di gente. Brava. Mi piace così. Distorciati. Io terrei comunque il martellone, sapete cosa? Perché il martellone sono 2 kill gratuite. Miles! Cazzo. No! Fra! Porca merda! Stronza! M'han preso in pieno! È qui, con quella piccola iena! Con quella piccola iena! Madonna, ti spacco la faccia, vieni qua!
Non ha via d'uscita! Coglione! Bravo! Grande uomo che l'hai preso con l'arco, bravissimo, bro! Cazzo, sì! Eccolo qui, pensavo ci fosse la scala fino in basso, non me ne ero neanche accorto che non ci fosse, fosse rotta. Allora, raga, che, come la mettiamo? Così. Oh! Ops! Ops! Merde. What the fuck? Wait. Ma l'hitbox? Perdonami. Bottina l'hitbox lì, eh? Opsi! Dove sei tu, merdaccia? Ma che fai? Fanculo. Usciamo da sto posto, va. Che palle, Yara è stata annichilita così in un attimo. In un attimo, così proprio. Che... Pensa... E l'altro, Abby! Si è spaventato, giustamente, perché, vabbè... No, non doveva andare così in realtà, cioè nel senso... Non importa, dobbiamo scappare dall'isola. Da che parte? Più avanti c'è una stazione radio. Figo però, nel senso... Isaac aveva dichiarato che Abby aveva disertato, quando in realtà era andata a guardare se Owen fosse vivo e poi purtroppo è stata coinvolta in questa situazione di questi ragazzini. Però non doveva andare così effettivamente, cioè non doveva ammazzare dei lupi, però effettivamente è stato inevitabile. Fatto sta che è molto figo il fatto che lei e Owen abbiano appunto parlato di come abbiano perso la luce. Ed effettivamente è cioè... Per due ragazzini che non si meritano per niente quello che sta succedendo a loro, ha deciso di fatto di... mettersi in pericolo, ma questo vabbè è ovvio. Ma... soprattutto proprio tagliare ogni tipo di rapporto, anche diventare esplicitamente nemica dei lupi. Quindi fanculo Mel, che diceva che non si sarebbe il suo riscatto era soltanto un pretesto per avvicinarsi a Owen. Fanculo, va. Oh madonna, oh, cara. Quella è Evan. Sì. Quello che ne resta. Lev, dove sono le barche? Al molo. Oltre agli incendi. Ci conviene andare prima che le prendano tutte. Giusto? Sì. Non moriremo su quest'isola. Lo so. Dobbiamo scendere laggiù. Macello, ok, va. Andiamo. Non credo ora sappiano in realtà. Ah, qui è un casino perché ci vogliono ammazzare sia le iene che loro, mi sa. Dove andiamo? Segui i punti di pietra. Ok. Facciamo fuori quei mostri! Ok, fuori uno. È morto.
Ottimale. Intrusi! C'è Lily! Muori. Hanno vinto? No, non ancora. Bravi, pushate, pushate. Ottimo. Uccidile! Granada! Non è morto nessuno? Eccoci! Ma... ma... uno. Abby, è qui! È con le iene, uccidiamola! No! Si è beccato un proiettile, uomo, eh? Fammi cambiare posizione, che così almeno lo ammazzo easy. Risolto il problema. Molto, molto, nessuno. Molto bene. Non abbassare la guardia. Cazzo, ma tu sei esploso. Ma allora, allora mi sa che la mia granata è servita a qualcosa, mi sa. Mi sa di sì. Rip. Dove devo... aspetta un attimo che looto due secondi. Colpi di pistola. Aspetta. No, con tutto al massimo, ok, mi sono refullato. Siamo quel cavallo. Cavallo. Bello. Ciccione. Lev, andiamo. Non mi ricordo minimamente come si usi il cavallo. Io no. Non mi ricordo più. Abbassati. Continua a dirmi dove andare. Davanti. E le due per mirare, cazzo. Ci siamo. Preparati. Eccoli. Ora dai coglioni. Ora dai bro. Mo. Muori anche tu, fuori dalle palle. Via, 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 via. Madossia. Fuori dalle palle. No, no, via, 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 via. Via, via, madonna che casino. Oddio. Bellissimo però. Via, fuori dalle palle. Andiamo lo stesso. Ma il cavallo non si imbizzarrisce, non si caga addosso. Vabbè. Che sono lì. Oh Gesù! Bruciate all'inferno! Lasciaci in pace! Morite, merde! Reggi, ti dobbiamo passare! Andate a fanculo, va! Oh porca vacca, via, via, via! Madonna che casino, guarda che roba! No, no, tu stai scappando, ma che ti sparo a fare? Lascia perdere, voi scappate, scappate, non ne potete niente, vai, 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 vi state cagando l'osso, non vi ammazzo! Va bene, stronzo, ma... tu! Merda! Oh la madda! E tu... ti vuoi ammazzare? Bro, grande Lev! Mosk! Mosk, Lev! Lev, è caduto sotto! Bro, è sotto! Ah no, ok, ok, è qua! Il cavallo! Lascia! Dobbiamo proseguire! Fuori dalle balle, fuori dalle balle, fuori dalle balle! Bro, ma i colpi venivano utilizzati per davvero! Bro! Pensavo fossero tipo infiniti per un attimo, non ne ho più. Porca vaccoglia. Madonna raga, è un casino, però è bellissima sta fase di gioco. Mi piace, sta piacendo un botto. Questo capitolo è fighissimo. Però è un macello vero. Non deve rimanere vivo nessuno. Sono nostri. Boh, questo si era incoglionita. Un attimo, grazie. Questa mi ha sparato un colpo di fucile a pompa in pancia, quindi un attimino. Oh, posso potenziare tipo i kit medici? No, eh? E allora curiamoci così. Me ne servirebbero due di kit, ma vabbè. Lei si solverà! Abby!
dai una mano? Grande. Perfetto, mi danno la mano, una mano gli altri. Granedo? Granedo! Non è servita molto quella graneda. Aia, oh! Sono dietro la copertura, oh, merda umana. Oh, ma che cazzo dici? Bravo. Pushami, uomo di merda. Mi è piaciuto questo cazzo di... Muori. Muori. Sì, adesso vado, andiamo. Prendo un attimo l'arma corpo a corpo, che ce n'era un po' qua sotto, qua per terra. Che non ne ho più, bro. Aspetta un attimo. Ok, ho un falcetto, ma è mezzo rotto, quindi facciamo così. Ok. Potenziato. Ok, ok, possiamo andare. Andiamo, 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 bro. Fra. Da qui, da qui, da qui, da qui. Sali qua, bro. Sì, 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 vieni qui, vieni qui. Speriamo che non ci crolli in testa sta casa. No, infatti, infatti, infatti. Oh, oh, oh. Devi saltare, Lev. Cazzo. Va bene. Ora devi saltare qui. Mi sa che si esce da qui. No, non si esce da qui un cazzo. Sa, si scende e basta. Oh, bro, porca. La manina. Madonna mia, questo in tre giorni cosa ha passato? Porca vacca! Un è all'ospedale! No, no, fra! Sei stata stupida! Ma è un ragazzino! Ma perché lo danno del lei? Cioè, non del lei, le parlano, gli parlano. No, bro, bro! Oh, cazzo! Corri addosso a sto merda! Ma muore, coglione! Attaccami, dai, eh! Muore! Cazzo! Dì! Muore! Fra? Muori! Ma come cazzo fai a... Ma... Bravo! Porca merda, ma questo è un bolide! Non mi ha neanche hittato una volta, comunque! Non mi ha hittato una volta e non è ancora morto! Guarda che roba! Madonna mia! Sì, brava! No, boh, se morde però... Madonna mia, ma sei fuori! Non ho manco più lo zaino, non ho nulla! E tra l'altro Abby è devastata, non ho niente!
Madonna, guarda che casino. Isaac è un folle. Isaac è un cazzo di folle. È fuori di testa Isaac, completamente andato. Guarda che roba ha fatto. Madonna mia. Figa, già in Cordyceps ha devastato l'umanità e ci pensiamo ancora a fare del bordello. Cioè, ma perché? Madonna, fra. Devastante questo, devastante. Allora posso dire che sì. Posso dire, raga, che questo capitolo, questa parte qui è una delle più belle in assoluto. Cioè è stata veramente una figata. Bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto un botto, tantissimo. Yara ci ha lasciato le penne. Però vabbè. Che diavolo. Oh. Oh. È il momento, raga. Cazzo, è il momento. Ma. No. Ecco perché non c'era nessuno, perché era Alice quella che ho ammazzato con Ellie, poverina. No. Stammi dietro. Poverina. Raga. È arrivato il momento. È arrivato. Ecco dov'era Abby. Era fare il macello con lui, con Lev. Cioè, con Yara, e poi è andata a ritrovare. Porco due. Attenta. Harry Perotto. Abby,
Merda, fra, non gliene è andata una dritta, però, porca puttana. Vedi, ve l'avevo detto, grazie alla mappa la rintraccia. L'avevo detto, ve l'avevo detto nello scorso episodio. Ve l'avevo detto. Boh, letteralmente, fra, non gli è andata una giusta. Ah, Ellie pure, eh. Ellie, una merda, però... Che si fa quando lo troviamo? Fra, porca troia. Boh, no, serio, fra, ma cosa stai prima a dire? Prima pensiamo a come entrare. Palesemente ci becchiamo nel prossimo episodio, raga, palese. Però, raga, Colos, cioè, dai, ma... il padre... Senza motivo. Owen e Mel. Senza motivo. Owen soprattutto. Mel, vabbè, stica. Però tutti i suoi amici. Senza motivo. Tutti muoiono e basta. E basta. E basta. Porca vacca, oh. Come la biasimi una così? Fra, cosa fai? Cioè, mi ammazzano il padre. Già, vabbè, diciamo che poniamo come normale che tu poi vada effettivamente a ammazzare il tizio che ha ucciso tuo padre. Mettiamo che sia una cosa normale questa qui. Lei fa sta cosa. Poi Ellie, giustamente, cioè nel senso, come l'ha fatto lei, Ellie, non si può biasimare neanche Ellie per aver seguito lei. Però, raga, è dall'inizio del gioco che ve lo dico. Non c'è bianco e nero, non c'è giustizia. Però, raga, figa, non è possibile. Dai, ostia. Cazzo. Cosa ne può... Cosa ha fatto di male lei? Niente, neanche Ellie ha fatto niente di male. Ma Joel, figa, ha fatto un devasto ed è un coglione, obiettivamente. No, ha fatto una coglionata. Ad uccidere tutti, non a portar via Ellie. Anche portar via Ellie è stata una coglionata. Sì, cioè, dal punto di vista dell'umanità. Però quello è molto più comprensibile. Che ammazzare tutti. Perché? 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 Spari alle gambe, uno non si muove più, scappi, no? Non lasciamo tracce, non ci inseguono più. No, non mi sembra. No, questo gioco prova che non è vero, mi sembra. Questo gioco prova che è una cazzata questa qui. Non lasciamo tracce. Mm? Non lo so. Non lo so. A me puzza di merda tutto ciò. Non lo so. Io ho paura adesso. Perché se fa finire come penso. Se va a finire come ho paura che vada a finire. Se ci lasciano le pennelli, raga, io spacco tutto. Spacco tutto. Cioè, se mi ammazza Abby. Nel senso, raga. Va bene tutto, no? No, cioè, povera donna. Nel senso, veramente una vita del cazzo. Davvero, perché non è possibile. Davvero, Abby. Cioè, devasto. Ok. Però se mi ammazza Ellie, raga. Io spacco tutto. Cioè, se muore Ellie, raga, io spacco tutto. Io spacco tutto. Tutto. Porca vacca. Che macello colossale.